Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera cari telespettatori, benvenuti nel nostro 60 News, il nostro appuntamento quotidiano. Quest'oggi già lo evidenzia la regia, parleremo di che cosa? Erasmus, passione, frammenti di storia. Questo non è un titolo, diciamo, probabilmente detto del programma, perché è il titolo del programma, bensì è il libro che questa sera vi presenteremo. Io ce l'ho qua davanti, una bellissima copertina per un altrettanto bravo imprenditore, perché io fino ad ora lo conoscevo come tale, oltre che anche interessato alla politica. Marcello Attisano, benvenuto nei nostri studi, Marcello. Grazie a te per avermi invitato e grazie a tutto il tuo staff, grazie. Allora, siamo in diretta, come vedete, in sovraimpressione l'orario, sono 19:10, anche se quest'ora legale ci dà qualche spiraglio in più di luce, ma per noi è anche questo è positivo. E oggi con Marcello Attisano vogliamo parlare di questo straordinario libro che io ci tengo ancora a farvi vedere, perché 60 News non sempre ci occupiamo di libri, però io questa volta sono voluto partire dall'attualità, perché Marcello questo libro l'ha presentato a Siderno proprio qualche giorno addietro, sì, infatti, in una straordinaria infatti serata. Devo ringraziare il presidente del Lions Giuseppe Macri, il presidente del Rotary Francesco Asprea, perché grazie alla loro iniziativa mi hanno fatto presentare questo libro nei loro club, diciamo, ed è stato molto interessante. Ecco, ora lo presentiamo alla gente comune, quella che ci ascolta da casa, sì, e sì. Lo presentiamo anche a chi ci segue tramite la rete. Sì, perché sì. Ho voluto parlare con Marcello? Marcello Attisano non so quanti lo conoscono, lui vive a Siderno, di Siderno sì, credo sì, originario, certo, sì. Ha fondato la sua azienda, pensate un po', negli anni 80. Quindi nel periodo sono in 40, cui... 40 anni. 70. Sono 40 anni di azienda, ma dico gli anni 80, quel famoso periodo importante sì, in cui sì. Ci sono tutto sviluppate... Tutto si cresceva, la base cresceva enormemente. Tantissime attività e credo che anche dal punto di vista imprenditoriale erano anni importanti. Io anche di questo vorrei parlarne, perché so che sei uno che sei sempre interessato, sì. Sia del discorso imprenditoriale, hai sempre seguito, diciamo, la parte imprenditoriale e anche, devo dire la verità, con la tua azienda sei sempre stato vicino al sociale, cioè certo, hai sempre grazie. Dimostrato grande apertura da imprenditore, da uomo, e questo è importante dirlo, perché poi da lì si forma, no, la tua cultura, sì, certo. Specialmente nel mondo dell'imprenditoria, vicino sempre ad iniziative importanti. Io ricordo che tu dagli anni 80 ad oggi non hai mai detto di no ad iniziative certo. Dove serviva il patrocinio di un'azienda che magari
Adesso è disponibilità di premi, di medaglie, certo, di coppe, di magliette, di stand pubblicitari. La tua azienda è sempre stata vicina al sociale, diciamolo. Sì, diciamo, io provengo dal mondo sportivo, quindi provenendo dal mondo sportivo, ricordo gli anni dell'USL con Francesco Panetta, Alberto Crupi, Peppe Ruggero, Angelo Congiusta. Quindi quando ero piccolino, pure io, andavo in giro a cercare gli sponsor, vedevo un po' di resistenza da parte delle aziende perché non ci conoscevano. Naturalmente quando ho iniziato a fare impresa non potevo non dire no ai ragazzi che venivano, perché poi dice, ricordiamocelo sempre, questi ragazzi hanno sempre la passione, i giovani hanno sempre qualcosa da dirci e siamo noi che dobbiamo capire quello che hanno necessità, e quindi non possiamo chiudere la porta e dire no, non si può fare. E quindi in qualsiasi occasione, dicevi bene tu, si dava. Ma diciamo anche che gli anni 80 sono gli anni in cui tutta la base economica e sociale del nostro territorio si allarga e quindi nascono tantissime imprese e tantissime iniziative. Ecco, da quegli anni 80 tu, lungimirante imprenditore, hai sempre creduto, diciamo, nel marketing, nella, certo, pubblicità. E io infatti voglio, io vengo aggiungere... da Milano perché facevo marketing a Milano e serigrafia, quindi quando sono arrivato a Siderno nell'80 ho fondato la mia azienda, ho iniziato e c'era una fame terribile di pubblicità e di iniziative che riguardavano la pubblicità in senso generale, dal cartellone pubblicitario alla maglietta, al calendario, all'agenda. Ieri eravamo ancora all'età della pietra, no? Da questo punto di vista. Oggi ormai. E quindi considera che la mia azienda nasce a Siderno, ma era la più attrezzata tecnologicamente da Siderno, Napoli, Catania, Palermo. Quindi noi eravamo e siamo ancora tuttora considerate per le nostre tecnologie molto avanti, molto prestigiosa. Negli ultimi investimenti con i laser riusciamo oggi a fare cose molto, molto interessanti che 30 anni fa erano inimmaginabili. Era incredibile. Che fate con laser? Mo sono curioso. Adesso facciamo il guetting. Noi siamo tra le aziende più ricercate nel mondo del guetting e ogni anno partecipiamo alle fiere più importanti, tra cui Milano Sposi, e siamo l'unica azienda calabrese a partecipare. Guetting vuol dire organizzare eventi? Sì, eventi, ma tutto ciò che ruota intorno agli eventi. Quindi, e il laser vi è d'aiuto, diciamo, in che senso? Diciamo, non è un settore che non curo io intanto, io ancora sono rimasto. Immaginavo che ci fosse un'impronta femminile. Sì, infatti. Ci avrei infatti giurato. È la nuova generazione che sta avanzando e quindi... C'è tua figlia. Sì, sì, è una start-up. Noi siamo spin-off, loro sono start-up e quindi riescono a fare cose che giustamente che sia così, perché è un'iniziativa che devono fare tra le donne, diciamo. E sono belle perché poi iniziano a fare delle cose che veramente sono molto, molto belle. Diciamo che poi i settori viaggiano di pari passo, sì, perché sì, certo, chi organizza poi ha il braccio armato, ha la stamperia che sì, naturalmente fa. Noi poi per esempio stamattina la serigrafia è come una catena di montaggio, sì, sì, no? Sì, parte l'idea, sì, e poi sì, la serigrafia è molto importante perché ci sono prodotti nel guetting che se non hai dietro una serigrafia e dei serigrafi bravi ad andare ad individuare il modello di stampa e come stamparla, certamente non va da nessuna ovviamente parte. È importante il lavoro di grafica, sì, sì, sì. E poi ci sono i grafici. Chi ha fatto questa copertina? Ma diciamo è un lavoro di equipe, anche perché la copertina, intanto se entriamo nel discorso del libro, qua c'è l'intelligenza dei nostri ragazzi Erasmus. Io ora sul libro, sì, ti chiedevo solo la parte grafica perché sul libro ci voglio arrivare ancora, sì, non voglio partire subito col libro perché... Ma guarda, è interessante perché la bella Charlotte che è in copertina, in effetti, questa ragazza con i capelli rossi che è irlandese, rappresenta l'intelligenza che avanti dei nostri cervelli che sono in fuga. Ma questa foto l'ho fatta per il libro? Sì, ma dietro c'è fuori, c'è tutta la desertificazione che avanza tutte le volte che questi ragazzi vanno via. E quindi questa è una terribile situazione. Se tu consideri che secondo i dati Svimez, questi di febbraio, dal 2000 fino ad oggi, se ne sono andati dal meridione d'Italia 200.000 studenti da Roma in su, per dirti quante le quantità, e tutto questo è costato al meridione e a tutti i genitori che hanno mandato questi ragazzi fuori, diciamo, è costato 30 miliardi. Questo è terribile perché ti fa capire che
È vero che hanno speso 30 miliardi per portare questi ragazzi ad avere un'attività scolastica molto superiore, ma è anche vero che questi ragazzi, una volta che vanno via, fanno allungare il passo al nord, e questo è desolante, diciamo, perché poi sul nostro territorio restiamo, con tutto il rispetto, noi che siamo, diciamo, medi, dai, rispetto a loro, che oggi i nostri ragazzi, come dire, indossano dei camici al nord o ovunque si trovano, e muovono attività tecnologiche veramente avanzate, dai robot e quant'altro. Noi invece ancora ci accontentiamo della vecchia diciamo, struttura, se così posso dire, economica fordista, diciamo, no? Quella che è la classica di una volta. Se volessimo invece raccontare, un po' come si arriva, poi tu nel tuo passato ti sei occupato anche di comunicazione. Sì, sì. Io ricordo che in tempi non sospetti hai creato con un importante anche giornalista, perché c'era Tonino Condò, è un giornalista che lavora con la RAI. Hai creato, ricordo, un portale informativo, fu il primo a nascere. No, io tra Azzurro, altre, mi pare, no? Era Azzurro Online, allora. Ma sono stato il socio di maggioranza della Riviera, se così possiamo dire, dove c'era ancora Tonino Condò, che era il direttore. Poi naturalmente, anzi ti dirò di più, sono stato io a volere Rosario Condarcore amministratore di quel giornale. Mi è testimone il notaio Giannitti, mi è testimone tra l'altro Gianni Lanzafame, di cui ho approfitto di dargli le condoglianze, perché mentre venivo ho visto che gli è morto il papà, quindi mi vorrei dare... Ci associamo tutti. Tutti, perché era una grandissima figura il professore Lanzafame, tra l'altro è stato anche sindaco della città di Siderno. Proprio, ecco, in quegli anni. Proprio in quegli anni importanti. Sì, prima degli anni 80. Prima degli anni 80. Ecco, una quindi, bravissima persona, garbata, molto seria, capace. Io Marcello volevo ricordare questo perché, per dire che in tempi non sospetti tu sei sbarcato sulla rete. Sì. Perché Azzurro Online Online è stato il primo giornale online del territorio. Infatti Azzurro poi aveva una mira molto attenta, nel senso che facevamo i concerti anche a livello di concerti dal conservatorio, facevamo delle attività veramente lungimiranti. Naturalmente io credo che siamo arrivati troppo presto, quindi non erano maturi i tempi, erano ancora maturi i tempi per ma c'erano poi altro, c'era un altro giornale addirittura, un sito prima ancora di Facebook, che si chiamava La Riviera, no? O meglio, allora si chiamava questa Riviera.com, una cosa del genere, dove tutte le mattine noi facevamo la Riviera di Gelsomino, dove tutte le mattine noi prendevamo tutte le notizie di tutti i giornali del mondo e lanciavamo le news, diciamo, quindi, e dove ognuno poteva anche intervenire. E allora anche il direttore era Tonino Condò. Insomma, in tempi possiamo dire così, non sospetti. Sì, ma diciamo mi sono divertito. Ora, questo libro devi considerare. E allora, parte anche da un'iniziativa. Da quell'esperienza. Da un'esperienza che è questa. I quantitative easing sono uno strumento finanziario che arriva in Europa con Draghi. Prima ancora erano arrivati in Giappone nel 2006 e in Inghilterra e negli Stati Uniti nel 2008. Sostanzialmente, quando arrivano questi quantitative easing in Europa, arrivano in un momento in cui i tassi sono negativi, cioè tu per andare a depositare dei soldi non percepisci un tasso favorevole, ma addirittura devi pagare. E questo succede in Germania. Addirittura la Germania fanno intervenire, tra l'altro, anche il Parlamento, perché non erano d'accordo per questa iniziativa. Ma Draghi però voleva assolutamente questo tipo di mercato finanziario. Ora,
Cosa succede? Considerato che il tasso di riferimento è allo 0,00, allora ho detto io, finalmente ci sono tutte le condizioni favorevoli affinché i nostri la locrete in senso generale prenda sostanza e prenda qualche buona posizione a livello economico e finanziario. Ma purtroppo non è successo nulla. Allora io feci un articolo, lo mandai ad Aristide Bava e quello lo pubblicò sulla Gazzetta. E da lì mi è venuta l'idea, ma un articolo alla fin fine va a finire su un giornale e poi finisce lì. Ma se da lì partiamo invece con un racconto vero, perché se l'Europa mette in campo 530 miliardi di euro, 30 ogni mese, e non hanno lo scopo sociale, nel senso che Draghi le ha messe per le famiglie e le aziende, ma poi quando non arriva nulla, allora bisogna intervenire. E allora attraverso questi due professori, questi due magnifici rettori, vogliono capire che fine fanno tutte le transazioni che superano i 10 milioni di euro. E da lì nasce l'iniziativa di questo, almeno, bellissimo romanzo, credo. E allora, tu l'hai definito romanzo e noi non abbiamo modo di... Naturalmente è tutto romanzato, chiaramente. Allora, innanzitutto io vorrei capire, ma è una curiosità naturalmente, io conoscevo Marcello Attisano, imprenditore, comunicatore, politico. E anche qua. Ecco, Marcello Attisano, scrittore o comunque appassionato di scrittura, diciamo così. Appassionato. Allora, come ti nasce l'idea a un certo punto di dire, guarda, io scrivo un libro? No, il libro nasce appunto da questo impeto che ho avuto con il giornalista Bava. Però poi giustamente, quindi con Aristide? Sì, con Aristide, parte da lì l'iniziativa. Cioè ti ha stimolato Aristide? Sì, sì, ho mandato questo articolo, poi ho capito che c'era la possibilità di ampliare ancora questo articolo e da lì sono nate alcune iniziative. Poi naturalmente c'è stato questo disastro di questi ragazzi Erasmus del Pullman che a Barcellona si ribalta, e sette ragazzi Erasmus italiani, che poi sono eroi del nostro tempo, o muoiono. E da lì mi è nata subito, ho detto, non è possibile che possa succedere questo. Poi il fatto di Giulio Regeni, questo ricercatore che muore in una situazione terribile, con una situazione terribile anche sotto il profilo umano, nel senso che è stato proprio... E poi ancora c'è questa iniziativa che ogni anno tutti i presidenti della Repubblica, da quando mi ricordo, che parlano sempre di giovani, 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 ma poi sostanzialmente questi giovani non hanno mai uno strumento per poter né rimanere né avere un'attività. Oggi considera che un ricercatore in Italia guadagna circa 1.800 euro. Considera anche che un ricercatore in Germania ne guadagna 4.000, ma considera oggi che un ricercatore negli Stati Uniti guadagna 10.000. Quindi anche da questo punto di vista non può andare bene. Capisci? Ecco. Quindi i nostri ricercatori cercano sempre di fare meglio. Marcello, per chiarire e spiegare bene, tu a un certo punto decidi di scrivere. Scattano una serie di meccanismi, devi credere, sì, che sono dentro, che evidentemente c'erano e non... Un altro dato terribile che mi pulsava sempre era questo della ricchezza. Com'è possibile che solo poche persone, la ricchezza va solo a poche persone? Se tu consideri che all'inizio del secolo scorso 500 famiglie dominavano il mondo, nel 2000 le famiglie sono diventate 72, ma se vai a vedere le ultime statistiche del 2016, solo 9 famiglie controllano il mondo. E quindi anche questo è un qualcosa che va raccontato e va sfatato, e secondo me si deve implodere. Naturalmente questi due rettori che vogliono fare questa ricerca di tutte le transazioni che superano i 10 milioni di euro suscita l'allarme dell'alta finanza che domina il mondo e la politica, perché se tu ti ricordi bene, proprio all'inizio dell'anno a Davos si è fatta il World Economic Forum, dove tutti i rappresentanti di tutte le potenze del mondo erano lì allineate e coperte a prendere appunti dall'alto e dalla grande finanza. Allora tutto questo sinceramente
scattava dentro di me sempre situazioni che andavano ad essere gestite. Naturalmente ho pensato di inserire questi quattro ragazzi, che intanto la storia è una storia internazionale, parte da Milano, vai a Barcellona, da Barcellona a Francoforte e da Francoforte finisce il romanzo, finisce a New York. Sono ragazzi naturalmente che devono fare questa ricerca e che vanno a cozzare con i poteri forti dell'alta finanza, quindi ci sono dei tentativi di corruzione, perché chiaramente, ma intanto i tentativi di corruzione sono fatti affinché questa ricerca si blocchi, ed è una delle amarezze che c'è nel nostro tempo, perché la corruzione, come sai, è un virus, come dice il Papa. Non si può essere cattolici, come dice, proprio oggi lo diceva. Ma la cosa più bella di questo romanzo, secondo me, è che va letta, è che questa passione in frammenti di storia, il sottotitolo, passa effettivamente attraverso la storia vera. Io da giovane ero militare, il momento più terribile che ho passato nel seguire una vicenda storica è stata quella del delitto Moro. Io il delitto Moro mi è rimasto nel cuore, perché da giovane ho visto questa persona morire e allora non si fece nulla per salvare la figura di Aldo Moro. Guarda caso, a distanza di 40 anni ancora si parla di Aldo Moro. In questi giorni è stata imbrattata il monumento, se così posso dire, di questi cinque della guardia che hanno fatto la scorta, diciamo, queste. E quindi secondo me alcune cose vanno sollecitate e vanno dette. Naturalmente il libro non può essere solo storia, politica, economica, perché poi diventa molto pesante. E allora passa attraverso una storia romanzata di questi quattro ragazzi che appunto affrontano questa situazione. Marcello, dicevamo, tu parti con questo libro, è il tuo primo libro, sì. Quindi ora ti chiederò se hai intenzione di scrivere anche qualche altro, ma come si dice, l'appetito viene mangiando. Ecco, per voler riepilogare, un libro che racconta un romanzo, diciamo, un romanzo, no? Che parla di passione, ma poi parla, qui dice Erasmus, passione in frammenti di storia, sono delle storie vissute, sono due ragazzi italiani, due ragazzi stranieri, due stranieri, che hanno appunto questa esperienza di studio straordinaria che sono i progetti Erasmus, e qui si intrecciano poi una serie di situazioni che tu nel tuo romanzo, racconti. Ovviamente questi ragazzi sono molto ambiziosi e in uno di questi progetti possiamo dire che sfidano, perché si tratta di progetti economici, quindi loro toccano e addirittura rischiano di ledere quello che era un sistema consolidato di pagamenti, diciamo, tra virgolette, non tanto corretti, con bonifici che superano i 10 milioni di euro, mi pare, no? Diciamo che, ripeto, la storia romanzata, al di là dei punti storici, dal delitto Moro, che non significa che parliamo del delitto Moro, questi ragazzi si conoscono durante un convegno sul delitto Moro, o il fallimento della Lehman Brothers, sono momenti, diciamo, che si passa attraverso questi momenti di storia, però non parliamo di queste cose, sono proprio delle ciliegine che ho messo lì proprio per dare questa tendenza di avere dei punti di riferimento chiari e logici. Naturalmente se noi pensiamo a tutti i fondi offshore che vanno a finire nei paradisi fiscali, questo ti fa impressione. Abbiamo visto che alcuni potenti della terra puntualmente sono lì a fare questo tipo di versamenti. E naturalmente
il libro vuole anche mettere alla luce questa situazione, perché questi grandi panieri poi vanno a finire negli armamenti, vanno a finire nel narcotraffico, vanno a finire in tante situazioni che non può andare bene. Ecco Marcello, il tema d'attualità è inserito poi in un romanzo anche bello che noi ovviamente non possiamo in questo momento raccontare. No, ma possiamo dire che... Però ecco, cosa possiamo dire di questa storia romanzata? Intanto ci sono questi due magnifici rettori, uno è un professore americano che si è trasferito in Italia e diventa rettore di della più importante università italiana. L'altro rettore invece è tedesco dell'Università di Monaco, che i loro cioè questi due personaggi che sono di uno spessore elevato, sia sotto il profilo della scuola, ma anche sotto il profilo della moralità. Ecco perché questo specie professore Luis tende sempre ad avere nel suo progetto, che è un progetto che si chiama Euralandia, ragazzi che veramente meritano di entrare a far parte di questo importante progetto. Ecco, poi c'è uno spirito, perché i due ragazzi italiani dove sono esattamente? Allora, i due ragazzi italiani sono un ragazzo è chiaramente del centro Italia, ma la ragazza Miriam invece è di Pietrarsa. Perché Pietrarsa? Pietrarsa è una cittadina di Napoli, diciamo, napoletana, campana, e quindi questa ragazza in effetti è una ricercatrice della storia del Mezzogiorno d'Italia, della situazione. E considerato che a Pietrarsa c'era il più importante opificio della storia della nostra, diciamo, storia del sud, e consideriamo anche che a Napoli, diciamo, è stata la più grande città del Mezzogiorno d'Italia, e se consideriamo che era considerata dopo Parigi la più importante d'Europa, allora è necessario che si faccia anche piena luce su Napoli in modo particolare. E attraverso questa ragazza, che si chiama Miriam appunto, nascono una serie di situazioni, perché durante l'Unità d'Italia tra il 1862 e il 1870, in quei 10 anni, c'è stata una vera e propria spoliazione del nostro territorio. Forse da lì che nasce, il libro non è scientifico chiaramente, ma sai, lancia alcuni dettagli ben precisi, perché vuole anche rappresentare determinate situazioni del passato che non sono tanto chiare, perché la storia della nostra unità, ricordiamoci bene, è stata scritta da chi ha vinto, non da chi ha perso. E se tu consideri che c'è il Fenestrelle, il Forte di Fenestrelle, dove si dice da un lato che sono stati curati tanti soldati, ma dall'altra parte si dice anche che è stato un grande e vero e proprio mattatoio. Senti Marcello, tra le cose che ho letto mi sembra di capire che questa è una storia, ma una storia vera, cruda, cioè è reale. Quindi come ti sei ispirato tu in questo racconto? La storia, intanto devo dire che la storia è vera, cruda, nel senso che rappresenta momenti di storia vera che tutti i giorni noi affrontiamo uscendo di casa, guardando la TV, guardando queste situazioni che sono veramente terribili. Se pensiamo al povero Giulio Regeni, quello che gli è successo, se pensiamo che lo stesso professore Luis, il rettore Luis, che è una persona talmente intelligente, talmente forte, però ha paura di prendere l'aereo, quindi deve scendere nei particolari, deve ruotare attraverso i momenti e deve rappresentare un pezzo di vita quotidiana. Ecco, poi parla, diciamo, l'ambientazione è fatta in 3 città, Barcellona, Francoforte, New York, quindi uno scontro anche, non uno scontro, no. Diciamo un confronto tra città completamente diverse, perché sì, insomma, no, perché questi Francoforte ragazzi... ha una timbrica, un modo di comportarsi, un modo di, diciamo, di impostare la vita in un certo modo, Barcellona tutt'altro, è tutt'altro, e New York ancora tutto un altro mondo, insomma, sì. Quindi 3 mondi
messi a confronto, a scontro, diciamo, no? Messi a confronto perché questi ragazzi, intanto, considerato che si parla di passioni frammenti di storia, e come ti dicevo sono pezzi veri, c'è l'aereo della Germanwings che cade e parte da Barcellona e va a finire in Germania. Allora, anche lì è un pezzo di storia che andava raccontato, e quindi questo ragazzo di Barcellona fa parte di quel gruppo di ricercatori che poi purtroppo cade con l'aereo. Ecco, non raccontiamo altro. Poi c'è un... No, va detto comunque che Charlotte fa una presentazione, perché porta anche all'interno del libro, c'è anche una richiesta ufficiale, diciamo, per poter far uscire il Mezzogiorno da questa situazione. E allora, attraverso Miriam, che ha fatto una ricerca nella quale si scaturisce che durante l'Unità d'Italia circa 1.200.000.000 di vecchie lire di riserve auree sono state sottratte al Mezzogiorno, quindi lei dice: va bene, voi ci avete preso tutti questi soldi, allora dovete compensare perché hanno un valore di quasi 70 miliardi di lire attuali, dovete compensare con un investimento che deve essere trentennale, questo lo possiamo dire, perché anche è considerato che molto spesso quando parlano i giovani, e così posso dire, noi grandi non li ascoltiamo, oppure facciamo finta di non sentirli. Allora, Charlotte ha il coraggio, perché a Francoforte siamo nell'aula della BCE e nel Fondo Monetario Internazionale, quindi ti dico, è una storia romanzata anche per questo, perché chiaramente per rendere veritiera la storia abbiamo lanciato tante cose, però naturalmente i fatti sono assolutamente così casuali, diciamo. E quindi dice: no, la ragazza si arrabbia con uno dei presidenti che non la sta ad ascoltare, perché sta per uscire fuori dalla sala, e allora lo blocca dicendo: voi non potete uscire da questa stanza perché noi stiamo parlando e stiamo dicendo una cosa importante, perché è in gioco il nostro futuro. Quindi è un'azione marcata verso i grandi, che tante volte abbandonano tutto e se ne vanno, e lo vediamo anche nei convegni. Ecco perché ti dico, è una storia vera, perché alcune volte ci sono azioni che tu vivi prima di tutto. Ti posso dire una cosa? Sì. È autobiografica? No, non è autobiografico, può sembrare, effettivamente all'interno ci sono anche io, ma sono solo un bambino di 10 anni qua dentro che si trova alla fine del romanzo, è un ragazzino che compare così. Cioè sei stato protagonista da piccolo? Sì, ero protagonista da piccolo. Insomma, cioè questo tipo di racconto mi sta incuriosendo, devo dire la verità, molto di più di quanto avessimo potuto immaginare. Quando l'abbiamo presentato a Milano, ti sembrerà strano, Silvana Newt è stata, perché l'aveva letta e quindi riusciva ad anticipare quello che volevo dire, poi ha detto: fate attenzione perché secondo me il personaggio di Marcello è questo qua, perché può sembrare, perché Marcello, ma non c'entra nulla. È capitato solo il nome, sono io. No, Marcello, quella è un'altra persona. Però è simpatico perché questo ragazzino, perché questo ragazzino? Perché quando eravamo piccolini, se non so tu, ma io ricordo che con i miei coetanei andavamo ci sedevamo sui marciapiedi degli angoli più importanti della città a prendere le targhe delle macchine. Era un gioco che si faceva da piccolo, e quindi in quell'occasione ci dava la possibilità di conoscere tutti i modelli di automobile, e quindi riuscivamo a sapere i motori, la cilindrata, tutto ciò che c'era da raccontare su quell'automobile. Ecco, poi alla fine tu hai deciso di scriverlo, di stamparlo con sì, Pangallo Editore. L'abbiamo scritto brevissimo con Pangallo Editore, il quale mi ha dato una grossa mano, diciamo, nel senso che io sinceramente, per esserti proprio sincero, volevo fare 100 copie di questo libro per
per omaggiarle a Natale invece di regalare la soletta gente, darlo agli amici. Però da tutte le persone che lo l'appetito viene mangiando hanno detto no, ne deve stampare di più perché le prime 100 copie sono finite subito e quindi abbiamo dovuto correre subito al riparo e a questo punto grazie, ti ripeto, a Franco Pancarlo mi ha dato il codice ISBN e di conseguenza li ho stampati a volontà. Un bel po', sì. Non diciamo quanti, dove li troviamo questi libri, Marcello? Vabbè, naturalmente assieme dalla MAG, Maga di là, la MAG e alla Mondadori, insomma in tutte le librerie si può trovare. Ecco, volendo tornare alla tua città di imprenditore, ma non solo imprenditore, perché mi piace rapportare il tutto e mettiamo forse qualche secondo da parte il libro che credo che abbia incuriosito moltissimo, io dico, i telespettatori. Io poi, giusto per farti commentare, vedo una bellissima ragazza in copertina. Questa è la protagonista, Charlotte. Come l'hai contattata? Modella? No, è una ragazza irlandese, naturalmente. Ormai tu acquisti... La foto è stata scattata no, qui? No, la foto è stata acquistata, poi tutto il resto è stato inventato da noi, però la foto è acquistata come in una vera e propria azione di marketing. Cosa vi ha colpito di questa foto allora? No, perché rappresenta Charlotte nel vero senso della parola, perché questa ragazza ha i capelli rossi come Charlotte, ha tutto, naturalmente Charlotte è una ragazza. In questa foto va vista la ragazza intelligente, ripeto, e questi cervelli in fuga che vanno via, capisci? E quindi è là che andava. Senti, ma c'è un filo di pessimismo in questo libro, nel senso, un dispiacere perché alla fine, come dici tu, sono ragazzi, cervelli che vanno fuori, non rimangono nella propria terra. Il momento più terribile del romanzo è quando cade l'aereo della German Wings e quindi 140 passeggeri, 150 passeggeri muoiono, ecco. E lì c'è un po' di tristezza, tant'è che il professore, c'è una comunicazione, c'è una telefonata tra il rettore Lewis e il rettore Otto Stein, che è in Germania e ha prendere la notizia. Allora lì veramente c'è un momento terribile perché anche il professore non riesce a digerire questa cosa e quindi esplode in una... Senti, possiamo dirlo se muore qualche protagonista in questo incidente? No, diciamo sì, il ragazzo Marcello muore chiaramente in questa storia, però non è proprio lui, non era lui il protagonista, la protagonista è questa ragazza, Charlotte, lui è solo a un tempo, diciamo. Un ruolo marginale, non è il protagonista. Però era necessario mettere questo, qualcuno mi ha detto, ma perché? Perché è nella vita, la vita reale è anche questa, capisci? Anche questo di ci sono persone che poi all'improvviso scompaiono e rimane questa tendenza al ricordo, però è necessario perché la storia, questa aereo è caduto veramente. Senti, posso fare una domanda provocatoria? Perché in un progetto Erasmus che tu descrivi non c'è un ragazzo calabrese? Questo è anche vero, perché? Perché non volevo rendere, la storia era internazionale, è internazionale, non volevo poi, infatti quell'aereo poteva partire da Lamezia o come poteva partire da Reggio Calabria, però avrei ristretto la famosa base che ti parlavamo prima, noi abbiamo bisogno di allargare questa benedetta base perché abbiamo bisogno di tante... di andare oltre, diciamo, quindi avrei creato una base molto stretta. Siamo quasi alla fine, ma io so che tu, oltre ad essere un imprenditore, oltre ad essere uno scrittore,
in questo Vabbè, diciamo come scrittore mi sono divertito perché ma vedo che l'hai fatto con piacere. infatti è una cosa bella perché ripeto è stata una bella esperienza a Milano, è stata una bella esperienza l'altra sera, l'abbiamo fatta lì da Gianluca un altro giorno ancora e devo andare a Gioiosa Ionica perché mi hanno invitato Vitetta mi ha pure invitato e quindi mi riaccende questa passione di parlare, no, al di là della scrittura, perché ripeto. È scritto a due mani o a quattro mani? No, l'ho scritto io chiaramente, però la mia grande preoccupazione è che poi ti prende il libro e prenderà anche il lettore, perché alla fine questo libro, una volta che tu parti. E intanto si legge in quattro ore, ma al di là della lettura delle quattro ore e fino alla fine resti là appiccicato a vedere come va a finire, perché poi tutto si scopre all'ultima parte. Che noi non diciamo, altrimenti di libri non ne vendi neanche uno. No, ma non è così. Non per venderli, però guasteremmo la sorpresa a chi li sta leggendo, a chi dovrà leggerli. Però una cosa te la voglio dire. Dicevo, scrittore, imprenditore, diciamo, non sono, non ti piace il termine scrittore? No, perché per me è stata un'avventura. Rimarrà un episodio unico, non lo rifarai? No, l'idea di scrivere, stavolta voglio scrivere una favola per bambine, tutti quindi stai già pensando ad altro, quindi come no? Però ti posso garantire che questo libro mi ha preso quasi 3 anni ed è questa la cosa strana, perché è nato così per scherzo. Ma poi ti ha assorbito molto tempo. Ogni giorno ti assorbiva molto tempo. Per fortuna riesco a razionalizzare il mio tempo, quindi 8 ore per dormire, 8 ore per lavorare e poi nelle altre 8 ore riesco a fare qualche altro. Marcello Attisano, Erasmus, passione in frammenti di storia. Prima di salutarlo, invece, da componente del Corsecom, domani un incontro importante. Sì, dedichiamo domani 5 minuti all'attualità, diciamo così. Ecco, domani un incontro. Tu sei importante delle attività produttive, ti occupi all'interno io del corso? Io mi occupo delle attività produttive proprio ieri. Siete un bel gruppo, io dico di persone di grande esperienza, intelligenti, valide, che avete creato questo gruppo, questo lo dico sempre a Mario Diano che è uno dei promotori, no? di questa importante sinergia, diciamo così. Ecco, il Corsecom ha sollecitato i sindaci, ha sollecitato... Il Corsecom è una grande piattaforma dove all'interno risiedono, come ben hai detto tu, delle intelligenze che devono essere di stimolo verso le istituzioni. Naturalmente noi dobbiamo allargare la base di questo territorio, perché ultimamente questo territorio si sta perdendo. Non si riesce a fare, nonostante ci siano tantissime risorse, non si riesce a fare quasi nulla, perché da un lato c'è questa spinta dalla base che viene dalla necessità, perché questo territorio ha la necessità di avere tante cose, però dall'altra parte non si riescono a trovare i finanziamenti, quando ci sono i finanziamenti si arriva sempre in ritardo e quindi con questo gruppo di lavoro, dal lato della logistica, dal lato delle attività produttive, dal lato delle attività turistiche, si sta cercando di spingere il più possibile. Naturalmente poi le scelte non le possiamo fare noi possiamo solo sollecitare attraverso la stampa, vedi il magnifico lavoro che sta facendo tra l'altro il giornalista Bava, però poi è l'istituzione, intanto noi la più importante istituzione che abbiamo sul territorio sono i 42 comuni della Locride, che devono essere come martello come cassa di risonanza, come si può dire, come un martello pneumatico che vada sempre lì a battere. Che non perda mai contatto diretto. E poi è necessario che una classe politica dirigenziale, sia della città metropolitana, sia della giunta regionale e della regione, prenda iniziativa su un territorio che, viva Dio, rappresenta un ottavo di tutta la regione, ma se andiamo a vedere negli ultimi 20 anni non si è fatto nulla.
Se poi consideriamo che la più importante infrastruttura fatta dal dopoguerra ad oggi è la galleria della Limina, quindi voglio dire siamo molto indietro con le iniziative che giustamente questo territorio... A proposito di galleria, io voglio dire una cosa, domani ce ne occuperemo, lo dico anche ai nostri telespettatori, la galleria purtroppo è di nuovo al buio. Da qualche giorno hanno messo i cartelli attenzione galleria al buio, io penso che dopo tutta l'attesa che si è, insomma, vedi, e tutti i disagi per questo nuovo impianto elettrico e ora trovare la galleria con una semplice pioggia di nuovo al buio e ancora ad oggi da quando, a quando vi sto parlando il guasto non è stato ancora ripristinato e io parlo di già da lunedì, da domenica era al buio, io credo che bisogna riflettere su questo e rimanere, come diceva Marcello Attisano, compatti, perché queste battaglie vanno affrontate insieme. E un'altra battaglia che vi voglio, diciamo, perché abbiamo a che fare con l'ANAS, quindi è giusto legarle le cose, no? Domani incontrerete l'ANAS, quindi prospetterete anche questa cosa. Io credo che sia importante evidenziare due aspetti. Uno riguarda gli svincoli della nuova 106, che spesso si oscurano anche là prima di illuminazione. Qualcuno dell'ANAS ha detto, Marcello, hanno rubato il rame e quindi mo ve li tenete bui. No, no, non è una risposta. Questa non è se qualcuno ruba, metti se qualcuno ruba verrà, come si dice, individuato, arrestato o comunque la giustizia avrà il suo corso. Metti, però non puoi mettere a rischio poi la comunità dei cittadini perché hanno rubato il rame. Metti dei sistemi di sicurezza, dove il rame si evita. Primo. Secondo, c'è la beffa, io la definisco tale e me ne assumo tutte le responsabilità perché lo dico in diretta. Senza avere alcun dubbio su quello che dico, la beffa del ponte a Caulonia. Quella sono è una vera e propria beffa, perché si costruiscono veramente opere, infrastrutture straordinarie e sulla 106, dove non esiste una variante, cioè la strada statale, quindi parliamo della strada statale, quando parliamo di statale intendiamo una strada principale che lo Stato deve garantire la percorribilità a senso unico alternato con lunghe file a danno di chi viaggia, ma anche a danno degli imprenditori di quel territorio che hanno grandissime difficoltà a spostarsi. Ma se puta caso dovesse crollare o cedere anche quel pezzettino di ponte che al momento sta funzionando, ci sarebbe veramente un isolamento totale. Io credo che in una situazione del genere l'ANAS debba prenderla in degna considerazione. Ma se tu consideri che il tunnel è sotto la Manica è stato costruito in 6 mesi, quindi abbiamo detto... Non dobbiamo aggiungere altro. E poi a questo qui dobbiamo aggiungere la sanità, dobbiamo aggiungere... Beh, non ne parliamo su quello, perché altrimenti non basterebbe, non questa, altre 2, 3, 4, 5... Io ti vorrei dire, non so se ti ricordi, ma se c'eri, ma 2 legislature fa, non una, 2 legislature fa... Un noto senatore della Repubblica ha detto che se veniva eletto avrebbe messo una brandina al Senato della Repubblica perché voleva a tutti i costi fare la strada Bovalino-Bagnara. Questa è la 3ª legislatura che sta passando. E di no, stavo impegnando a capire quale senatore fosse, ma... No. Poverino, non c'è più questo senatore e questo mi dispiace, però mi riferisco al povero senatore Speziale, lui in un incontro dove c'era altri deputati onorevoli, e poi lui era di Bovalino, sì, ha detto questa cosa, però sono passate 3 legislature e della strada Bovalino-Bagnara, che poi quella strada può rappresentare veramente uno sbocco. Quella è la Ionio Tirreno di quel territorio, parliamoci chiaro. Forse anche di più, perché di fatto arriva a Scilla, cioè la Sicilia. Quando arriva a Scilla, capisce, quindi Sicilia. Riesce subito a... Unisce l'Aspromonte, San Luca, Platina, Tile, alla Sicilia. Sì, cioè stiamo parlando di terre isolate dal punto di vista sociale, ma anche strutturale. Reggio, voglio dire, a far arrivare... Immaginiamo quello che possa accadere d'estate con queste spiagge di Africa straordinarie, sì, quello che può arrivare... direttamente da questa strada che collegherebbe questi due mari. Marcello, qui ci sarebbe da parlare ore, abbiamo dedicato un'ora, è passata un'ora, sono le 20. Intanto io ti ringrazio perché sei sempre affettuoso con me, mi chiami sempre. Quindi... Era un impegno, era un obbligo morale intendo, perché un libro, ma anche un'iniziativa di questo tipo meritava sicuramente molta attenzione. È ovvio che io non ho perso l'occasione. Te lo lascio, però leggilo. Assolutamente, lo leggerò, devo ammettere. Di non averlo letto perché ahimè purtroppo
mi è stato diciamo che abbiamo organizzato questo incontro proprio pochi giorni fa, quindi non c'è stato il tempo necessario. Tra gli altri volevo ricordare, non riesco ad aprire il sito perché abbiamo un problema telematico quest'oggi, quindi anche se Pino mi vede, ma io, sta caricando, quindi probabilmente si è sbloccato. Volevo dare due belle notizie, io dico importanti, che i telespettatori saranno sicuramente contenti di apprendere. Mi dicono se la regia li sta vedendo? Ecco qua. E allora, vedete, due notizie che voglio dare. Una riguarda il professor Rocco Femia, che tutti conoscete. È stato candidato, intanto torniamo, ecco, torniamo mentre si ricarica, è stato sindaco, no? A Marina di Gioiosa. Una bella notizia, è stato, come si dice, reintegrato, domani sarà reintegrato a scuola, quindi domani prenderà servizio dopo 7 anni come docente al liceo classico Ivo Olivetti di Locri, quindi facciamo gli auguri a Rocco Femia che diciamo si è riabilitato anche in questo senso, poi è stata una sentenza della Cassazione che ha annullato tutto, quindi la giustizia ha fatto il suo corso e continuerà a fare il suo corso, però voglio dire, io credo che credo che bisogna avere fiducia nella giustizia, anche se tardi la giustizia prima o poi arriva. Il sistema italiano è talmente garantista che ci consente di poterci credere, perché la giustizia o prima o dopo arriva. Certo, tutti ci auguriamo che arrivi prima, però voglio dire, i tempi purtroppo sono quelli. Un'altra bella notizia che voglio dare, a parte il bel tempo, ci sarà una Pasqua con il sole e il clima primaverile, quindi organizziamo le scampagnate, perché questo territorio ci consente, come vedi Marcello, oggi abbiamo messo due notizie ancora che sono in prima pagina. Una riguarda l'eletto segretario generale aggiunto della CISL, quindi Gigi Sbarra è stato eletto questa mattina segretario generale aggiunto della CISL, cioè ci affiancherà la Furlan, quindi immaginiamo, voglio dire, la grande, diciamo, straordinaria della storia di Luigi, la conosciamo tutti, però avere me lo ricordo quando si andava a scuola, voglio dire, lui era sempre là in prima linea a difendere, avere un Locrideo, no, che io dico così, di Pazzano, che vive ora a Roccella, che ha raggiunto questi vertici, parlo a livello sindacale, che nessuno mai di questo territorio ha raggiunto, quindi io credo che sia una marcia in più che questo territorio deve utilizzare, quindi Gigi Sbarra si farà sicuramente utilizzare se lo inviterete, se cercheremo di creare grande sinergia, perché un segretario aggiunto vuol dire che sarà segretario di qui a poco, segretario generale, ma già segretario aggiunto, un potere straordinario, ma non un potere impropriamente definito come spesso qualcuno dice, un potere da esercitare a favore della gente, della sua gente, e credo che questo sia importante, perché è una terra questa che reclama lavoro, reclama imprenditorialità importante e positiva e reclama anche servizi. Mancano queste cose. Quando mancano queste cose, Marcello, torniamo a quello che hai detto tu prima: i cervelli se ne vanno, ed è tutta una conseguenza. È tutta una conseguenza, e tutto diventa più triste, diciamo. Poi, nel terzo titolo che noi abbiamo ben centrato oggi sul nostro sito, che ancora rimane in fondo, vedete, sulla ferrovia, ancora di servizi per la Ionica, un treno fermo in aperta campagna. È incredibile la storia, ci hanno comunicato Titti Mauro questa mattina, che è molto attiva, responsabile del comitato della Ferrovia Ionica, che con un messaggio WhatsApp, che noi poi abbiamo approfondito con un'intervista oggi, questo treno fermo a Marcellinara, è capitato in aperta campagna, con qualcuno che deve andare a recuperare le persone, queste persone ferme là per molto tempo, pendolari, persone che vanno a lavorare, io credo che queste cose non possono e non debbano capitare in un paese civile, e poi quando capitano in Calabria, i servizi sono una cosa più, ma poi tutto, stiamo producendo i nuovi vagoni, i taci, per tutto il mondo, qua a Reggio, e ancora noi siamo con la locomotiva ciuf ciuf, insomma, voglio dire, cerchiamo, che poi ho scoperto una cosa, molti hanno propagandato, lo dico a livello regionale, l'acquisto di questi vagoni, ma voi sapete quando entreranno tutti in funzione? Mi hanno parlato che passeranno ancora anni, li stanno producendo, ancora li stanno producendo, quindi ne è entrato uno o due, e certo, quindi passeranno anni, ma dico, possiamo aspettare che i nostri giovani veramente cambino aria, se ne vanno, perché noi abbiamo acquistato dei vagoni che ancora sono in produzione, cioè voglio dire, e ne parliamo penso dal quando era presente la giunta, lo ieri, se non ricordo male, voglio dire, cioè cerchiamo di renderci conto che
cerchiamo di non farci prendere in giro, che è la cosa poi chiara e limpida. Cerchiamo di comprendere quali sono questi meccanismi che ci costringono ancora a viaggiare. Abbiamo due bei treni che ci sono, devo dire la verità, in percorrenza sulla Ionica, ma si limita a due. Poi tutto il resto ancora siamo in periodo terzo mondo. E ci auguriamo che Dio ce la mandi buona, perché grazie a Dio il treno comunque è messo a terra, perché fosse un aereo sicuramente in quelle condizioni non saliremmo certamente. Comunque facciamo gli auguri a Marcello Attisano, abbiamo grazie tenuto bene il discorso sull'attualità, sì, ma non potevamo non parlare del suo libro, che vi ricordo ancora una volta prima di salutarvi, si chiama Erasmus, passione in frammenti di storia. Una grazie. Bella copertina, una bella donna in copertina, che è la protagonista, che è una ragazza che fa parte di questi progetti Erasmus, ma ovviamente questo è solo lo spunto di storia, perché qui c'è attualità, c'è romanzo, c'è tanto altro che vi invito ad andare a leggere, perché ha destato sicuramente tanta curiosità per chi ci sta seguendo. Con voi, cari telespettatori, vi ricordo l'appuntamento questa sera con la trasmissione di Padre Francesco Carlino, perché siamo appunto vicini alla Santa Pasqua e quindi dobbiamo necessariamente cercare di capire, comprendere come la Santa Pasqua va vissuta in un certo modo. Certamente va vissuta non come la viviamo noi, ecco, quindi cerchiamo di fare un po' di autocritica e capire che la Pasqua è un momento di gioia che va condivisa. Questa sera, dicevo, la trasmissione di Don Francesco Carlino, poi invece andremo ad ascoltare domani sera, vi invito, perché è una trasmissione veramente montata e lavorata, uno speciale puntata di Radici dedicata a tutti i riti pasquali, quindi un collage che vi dico ne vale veramente la pena, in prima serata alle 21.30 su Telemia. E poi venerdì non andrà la trasmissione Linea Aperta per ovvi motivi, è Venerdì Santo, è da non chiedere ai nostri ospiti di venire appunto in quella serata, ma vi faremo gustare una Via Crucis straordinaria, che io direi quasi un film, tutto made in territorio, sul nostro territorio, certamente non importa da fuori, una Via Crucis che vi invito a guardare venerdì sera dalle 21.30 in poi. È tutto, buon proseguimento dei nostri programmi, grazie a Marcello Attisano, grazie a voi che ci avete seguito e naturalmente buona serata a tutti. Grazie. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.